L'altra volta abbiamo iniziato a parlare di Protagora e abbiamo visto la celebre affermazione Anthropos Metron. Anthropos Metron, l'uomo in misura, lo possiamo intendere in tre maniere, a seconda del significato che diamo al termine uomo. La prima maniera, dicevamo l'altra volta, è uomo inteso come singolo individuo e quindi tutto è relativo all'uomo inteso come singolo individuo. De gustibus era quello che dicevamo. Oppure uomo inteso come comunità, etnia, villaggio, visione del mondo, cultura, lingua. Oppure l'uomo inteso come umanità in senso lato. E misura di tutte le cose, in che termini possiamo intendere cose, che nel testo greco è pragmata, pragma, dal verbo prasso, le cose da fare, le cose che si fanno. Che cosa sono dunque queste cose? Anche qui possiamo intenderle in tre maniere. Gli oggetti percepiti, cioè il modo in cui ci relazioniamo con gli oggetti della conoscenza, noi soggetti della conoscenza con gli oggetti della conoscenza, però possono anche essere idee astratte con un significato morale o politico, i valori, quelli che noi chiamiamo valori, idee che hanno una funzione valoriale. L'idea di albero è l'immagine che ho dell'albero che sta lì fuori. L'idea di amicizia o di bene, decisamente più astratta, evidentemente, è un'idea che ha una funzione valoriale. Cioè non mi dice come è fatta la realtà, ma come dovrei comportarmi, mettermi in relazione con il mio amico per beneficiarlo, per così dire. Oppure le cose, taonta, le possiamo intendere come sinonimo del mondo della realtà in generale. Del resto il termine realtà, come sapete, viene da res, quindi parliamo sempre di cose, detta alla latina piuttosto che alla greca, ma insomma ci capiamo. Quindi tre modi diversi di intendere il soggetto della frase, uomo, tre modi diversi per intendere l'oggetto, il complemento oggetto, le cose. Da qui sto leggendo e interpretando lo schema che sta a pagina 122, quindi ce l'avete sotto gli occhi, credo che siate in grado di seguirmi senza troppi problemi. Da qui tre visioni diverse che corrispondono a tre parole diverse. Il lessico di cui vi dicevo prima. Umanismo, fenomenismo, relativismo. Ora, relativismo lo abbiamo già definito l'altra volta. Tutto è relativo. Relativo vuol dire che è legato a. Legato a può significare tante cose diverse. Per esempio, se un'idea è legata al singolo individuo, trattasi in quel caso di un'idea personale, veramente il gusto di questa o quella cosa è l'esempio più significativo. Cioè, ognuno di noi ha le sue particolarità o le sue idiosincrasie, per cui potremmo dire tranquillamente, e questo non ci crea grossi problemi, che quello che a me piace particolarmente, perché io amo il salato, non piace a Diana, che invece è innamorata del dolce, o piace molto di meno a Diana, che preferisce mangiare dolci. Va bene? E poi ci sono altri concetti di relativismo, che sono un po' più impegnativi, perché se ci confrontiamo su cose così semplici, alla fine poco importa. Se ci confrontiamo, se iniziamo a relativizzare idee più importanti, che magari implicano anche la relazione con l'altro, quindi una relazione d'amore, un'amicizia, lì il discorso si fa un po' più serio, nel senso che spesso e volentieri si hanno i cosiddetti misunderstandings, per dirlo in inglese, fraintendimenti, non ci capiamo.
e a volte si creano malumori e quindi sofferenze aggiuntive che entro certi limiti ci potremmo anche risparmiare, nella misura in cui ci fraintendiamo. Perché l'idea che ho io di amicizia è diversa da quella che ha il mio interlocutore o la mia interlocutrice. È un'idea più o meno complessa che, per esempio, implica diritti e doveri, dico per dire, però molte volte queste cose non le diamo per scontate. Quel giorno stavo male, la mia amica si dice tanto amica, tanto cara, ma quel giorno non mi ha nemmeno telefonato, almeno una volta si usava il telefono, oggi non so, non mi ha messaggiato, non si è presa cura di me e quindi non è una vera amica. Perché io al posto suo avrei mosso mari e monti per poterle stare accanto. Oddio, poi mandare un messaggio, insomma, perché costa grande fatica. Va bene, adesso è un esempio piuttosto stupido per dire come su termini più importanti, la questione del relativismo può diventare decisamente più importante rispetto al discorso del semplice gusto per questo o quel cibo, eccetera, eccetera. Immaginatevi quanto può diventare esiziale un fraintendimento basato, per esempio, sulla propaganda di guerra. Per cui io dico che quello è uno stato terrorista e il mio nemico, il mio interlocutore, nella sua lingua, dice che invece il terrorista sono io. Oppure io definisco quel personaggio un ribelle, un patriota che lotta per la libertà, mentre evidentemente se è stata la parte avversa, io lo considero un nemico, un terrorista, un brigante, un bandito, eccetera, eccetera. Capite che l'uso delle parole relativo a questa o quella visione, per motivi squisitamente politici, cambia parecchio la visione che ho del mondo e della realtà e implica delle azioni completamente diverse. Va bene? E lì si passa all'omicidio, all'ammazzamento, quindi non è più una questione di mettersi d'accordo per chiarire quali sono i termini dell'amicizia, perché io mi posso mettere davanti alla mia amica e a un certo punto. Ma va da sé, una vera amicizia si fonda sul dialogos, sul discorso tra, a quel punto si riducono gli spazi di fraintendimento nella misura in cui si dialoga, ci si chiarisce usando quella parresia, quella franchezza di cui vi dicevo l'altra volta. Cara amica, ti racconto con tutta la franchezza del mondo e facendoti presente tutti i miei limiti e la mia personalità in fieri, nel senso che oggi vedo le cose così, domani magari mi renderò conto di altre cose e mi impegno a dirtele, ti racconto qual è la mia visione di amicizia e che cosa mi aspetto da. Però, ecco, per instaurare una relazione del genere ci vuole tempo, cura di sé, cura dell'altro, fondamentalmente spazi di dialogo e anche capacità di dialogare. Abbiamo un relativismo che può anche essere ridotto a essere positivo, cioè entro certi limiti il relativismo è cosa buona e giusta, per carità, perché che cosa vuol dire? È un antidoto, pensateci, il relativismo, così inteso, è un antidoto al totalitarismo, alla visione assolutistica, a una visione rigida, dogmatica, quindi dovrebbe essere il sale della democrazia, o di una visione, lasciamo perdere il termine democrazia, forse è troppo complesso, di una visione plurale del mondo, quindi non esiste la visione del mondo, esistono tante visioni del mondo, tutte ricche, e che potremmo organizzare in maniera sinfonica. E in effetti l'amore, l'amicizia, che cos'è? Se non una sinfonia di diverse visioni del mondo che si incontrano e risuonano insieme, ecco, se mi passate questa immagine romantica. Ma allora il relativismo può anche essere una cosa assolutamente positiva, da una parte, e dall'altra può essere cosa assolutamente negativa, terribile, quando collegata per esempio alla volontà di potenza o di dominio. La mia visione relativa significa che io debba avere il potere e tu lo debba subire, vita mea, mors tua. È anch'essa una visione relativa, relativistica, e in questo caso con degli esiti
assolutamente negativi. Tucidide riporta un passo, un dialogo che forse è avvenuto, oppure più o meno immaginario, tra i diplomatici ateniesi e i Meli. Melo è una piccola isola che apparteneva, diciamo, i Meli erano collegati agli Spartani, erano di provenienza peloponnesiaca, e vengono raggiunti dalla flotta ateniese. Siamo durante la guerra del Peloponneso, e la flotta ateniese sbarca sull'isola, i Meli sono chiusi nella loro roccaforte, ma è una piccola popolazione, non hanno speranza contro lo strapotere di Atene in quella circostanza lì. Inizia un dialogo molto sofistico, si basa su un concetto di relativismo, in questo caso inteso in senso politico e inteso in senso negativo, cioè volontà di potenza, braccio di ferro. Agli ateniesi dicono i Meli: cari Meli, arrendetevi, non avete altra speranza, lo diciamo nel nostro e nel vostro interesse, che da che mondo è mondo chi è più potente è destinato a sopraffare il più debole. Voi in questa circostanza siete i più deboli, e se voi vi foste trovati o vi trovaste nella stessa situazione in cui ci troviamo noi, fareste esattamente lo stesso ragionamento. Cane mangia cane, il più potente è destinato a divorare il più debole. Quindi vi conviene arrendervi, perché se non vi arrendete, poniamo l'assedio alla città, è tempo, qualche mese, il tempo che ci vuole, vi sgominiamo. I Meli rifiutano di arrendersi, facendo riferimento astrattamente ai valori di questa o di quella visione collegata a questa o a quella religione, che poi la religione era panellenica, cioè tutti i greci credevano agli stessi dei e in teoria agli stessi valori, ma insomma questo riferimento non li salva, e alla fine gli ateniesi conquistano la città, ammazzano tutti gli uomini in grado di portare armi, tutti i maschi. I bambini e le donne vengono ridotti in schiavitù e deportati dagli ateniesi. Ecco, questo è un modo di applicare una visione relativistica, per cui non ci sono valori condivisi, o meglio, noi condividiamo una prospettiva, e la prospettiva è che il forte avrà ragione del debole. È terribile, ma è così. Perché vi ho fatto questo esempio? Proprio per dimostrarvi come il concetto di relativismo è, come sempre, un concetto ambivalente. Dipende da come viene percepito, utilizzato, visto e così via. Qui stiamo parlando di valori morali, dunque. Però, in quale altra maniera possiamo intendere relativismo? Se andiamo nell'ambito della conoscenza, quindi un ambito diverso, non quello della morale o della politica, allora si parla di fenomenismo. Attenzione ai termini. Fenomenismo viene dal greco phainomena, phainomenon, participio medio passivo di phaino, che vuol dire apparire, mostrarsi. Va bene? Come videor in latino. Che cosa significa? Significa che siamo nell'ambito della conoscenza, quindi della gnoseologia, a cui ho dedicato la precedente lezione, un paio di lezioni fa, vi ricordate cosa significa gnoseologia. E allora, guardate bene, il soggetto conoscente, ciascuno di noi, entra in contatto, nell'atto del conoscere, con che cosa esattamente? Con gli oggetti in sé o con l'immagine che il soggetto conoscente ha degli oggetti? Punto di domanda. Ecco, se ragioniamo in termini fenomenistici, ciascuno di noi come soggetto conoscente, o tutti noi come esseri umani soggetti conoscenti, di fatto non conosciamo la realtà in sé, ma conosciamo il modo in cui la realtà si mostra a ciascuno di noi. Facciamo degli esempi, così ci capiamo meglio.
Parliamo di conoscenza delle persone, non è esattamente un esempio scientifico, ma insomma ci può stare. Avete presente Pirandello? Uno, nessuno, 100.000? Ecco, immaginate una situazione del genere. Gaia è una persona meravigliosa. L'immagine che io personalmente ho di Gaia, che posso provare a descrivere a parole, ma insomma non renderà mai l'idea di quello che vedo, che sento, l'immagine che ho io. Difficile anche che Elena, per quanto si sforzi di raccontarmi l'immagine che lei ha di Gaia, non il giudizio morale, proprio l'immagine, la persona, no? Come si presenta, come si manifesta, il linguaggio che usa, le emozioni che suscita, eccetera, eccetera. Immagino che anche Elena, ecco, avrebbe grosse difficoltà, a meno che se io e lei non ci mettiamo a scrivere, che ne so, un romanzo, ecco. Ma insomma, Gaia, ti faremmo un grande onore, insomma, sarebbe abbastanza complesso. Allora, detto questo, fatta questa premessa, qual è la vera Gaia? Quella che si rappresenta lei? Quella che mi rappresento io? L'immagine che Gaia ha di se stessa, perché anche Gaia ha un'immagine di se stessa. Io ho un'immagine di me stesso, che è molto diversa dall'immagine che voi avete di me. Mi spiego? Allora, cosa significa questo discorso? Significa che in ultima istanza, quello che noi conosciamo, noi come soggetti conoscenti, ciascuno di noi come soggetto conoscente, non è la cosa in sé, ma è l'immagine della cosa, cioè il phenomenon. La cosa così come mi si mostra, come si mostra un soggetto che può essere più o meno strutturato e che ha già una visione del mondo più o meno articolata e così via. Va bene? Cioè, se adesso noi prendiamo un'altra persona, la portiamo da Pechino e la facciamo sbarcare a Fiumicino, la mettiamo un quarto d'ora davanti a Gaia, dopodiché le chiediamo in cinese, se qualcuno lo sa parlare, che immagine, che idea si è fatto di Gaia, beh, sicuramente lì peserà un giudizio che deriva dalla visione, vedrà sempre la stessa, noi diciamo sempre la stessa persona, però quella mente lì, quel soggetto conoscente è strutturato in una maniera diversa e si farà un'idea diversa dell'ambiente in cui ci troviamo e anche, non so, dei canoni estetici piuttosto che culturali, il modo in cui vestiamo, il modo in cui ci esprimiamo, il modo in cui gesticoliamo, ma questo già non riguarda più la singola persona, ma probabilmente riguarda l'intera comunità. Magari gli insegnanti cinesi sono molto più contenuti nel gesticolare, mentre quelli italiani gesticolano di più, dico per dire. Allora, avete capito cosa vuol dire fenomeno? Di fatto, la scienza, lo scienziato, non osserva la cosa in sé. Questo è il punto d'arrivo del metodo scientifico odierno, della concezione della scienza oggi, della filosofia della scienza oggi. Non entriamo in contatto con la cosa in sé, ma sempre con l'apparenza della cosa. Apparenza della cosa che è determinata dal funzionamento del nostro apparato sensorio, nonché della nostra mente. E chi ci dice che il nostro apparato sensorio, adesso stiamo parlando del singolo soggetto, ma dell'umanità in generale, va bene? Che il nostro apparato sensorio e che la nostra mente, la nostra intelligenza, il nostro intelletto siano assolutamente coerenti alla realtà in sé. Chi ci dice che il nostro linguaggio sia in grado di decifrare le cose per come sono? Al massimo possiamo, dobbiamo fermarci, secondo questa prospettiva, al modo in cui la realtà ci si mostra, cioè a livello fenomenico. Questo significa fenomenismo. Avete capito? Umanismo, l'ultimo termine, ha molto a che vedere con fenomenismo, ma è dal punto di vista del soggetto conoscente, non dell'oggetto. Che vuol dire umanismo? Vuol dire che il mondo è declinato e ci appare in base a quelle che sono le strutture della mente, dei sensi, dell'essere umano. È l'esempio che vi facevo l'altra volta. Se prendo un gatto e lo metto in un prato e poi mi metto a pecoroni vicino al gatto, per quanto io mi sforzi di vedere il prato, tutti i fenomeni del prato, come un gatto,
io li vedrò sempre come un essere umano. Quindi io vedrò delle cose che il gatto non vede, che non coglie, o alle quali non dà grossa importanza, mentre il gatto vedrà delle cose che io di prima acchito non vedo, e forse nemmeno di secondo o di terzo acchito, oppure non sono proprio in grado di vedere. Per esempio, la vista del felino è molto più sensibile al movimento, quindi il gatto percepisce immediatamente un insetto che salta da un filo d'erba all'altro. Io essere umano, noi esseri umani, a parte forse qualche eccezione di persone che sono particolarmente allenate, non percepiamo questo scarto, non lo vediamo, mentre magari vediamo con molta maggiore intensità il colore dell'erba e distinguiamo un verde da un altro verde. Al gatto distinguere un verde chiaro da un verde meno chiaro, dal punto di vista delle sue chance di sopravvivenza, e considerate che l'apparato sensoriale è collegato al tipo di strumenti che l'animale ha a disposizione per poter sopravvivere. Ecco, per il felino è molto più importante, prioritario, osservare il movimento, perché deve reagire immediatamente allo spostamento della preda, piuttosto che il colore dell'erba. Mentre noi, che siamo animali onnivori, abbiamo bisogno, l'abbiamo maturato nel corso di centinaia di milioni di anni, insieme ai nostri cugini scimpanzé, gorilla e così via, noi siamo in grado di distinguere il colore, perché il colore è determinante per riconoscere un frutto maturo e dunque commestibile da un frutto che non è maturo e dunque non è commestibile. Allora capite che lì il colore è assolutamente determinante. I gatti non si nutrono di frutta, pertanto il colore è elemento del tutto insignificante o poco significativo. Chiaro? Questo significa umanismo, cioè la visione che abbiamo del mondo, noi esseri umani, in senso lato, quindi non stiamo più parlando del singolo soggetto, non stiamo parlando degli ateniesi contrapposti ai meli, non stiamo parlando di una donna contrapposta a un uomo, di un cinese contrapposto a un italiano, contrapposto, messo vicino, accostato, perché uno potrebbe, prima ho detto donna e uomo, uno potrebbe anche distinguere termini relativistici, la visione del mondo di una donna rispetto alla visione del mondo di un uomo, per vari motivi. Visione del mondo di una donna e di un uomo, che non è poi una visione del mondo assoluta, ma che si collega anche a visioni culturali diverse, a epoche diverse, per farvi capire quanto si può ampliare e anche complicare la faccenda. Chiaro? Quindi, ricordatevi, è facile da declinare, tre modi diversi di intendere il termine anthropos, quindi il soggetto della frase, tre modi diversi di intendere pragmata, le cose, pragma, la cosa, quindi il complemento oggetto, la realtà in senso lato, e tre modi diversi di declinare questa visione, che è una visione, generalmente parlando, relativistica. Ma poi la possiamo intendere o come relativismo propriamente detto, quando parliamo di termini che riguardano la sfera dell'etica, della politica, eccetera, eccetera, delle relazioni umane in senso lato, fenomenismo, quando ci riferiamo all'approccio che ha il soggetto conoscente con il mondo circostante, con la natura, e dunque ci dobbiamo limitare alla soglia del fenomeno, non alla cosa in sé. La cosa in sé rimane al di là delle nostre possibilità. Come è fatto realmente quell'albero? Chi può dirlo? Possiamo avere, evidentemente, possiamo realizzare dei modelli matematici, possiamo studiarlo dal punto di vista chimico, fisico, e abbiamo una certa visione più o meno strutturata. Va bene? Ma già questo tipo di visione è una visione astratta, non è la visione che abbiamo con gli occhi, con l'olfatto, eccetera, eccetera. In ultimo, umanismo, che fa perno intorno all'essere umano in sé per sé. Essere umano in sé per sé, che è diverso dal gatto che dicevo prima, ma che è anche diverso dagli dèi. Cioè, l'umanismo, l'antropocentrismo, designano l'essere umano, e anche questa affermazione ha molte implicazioni, come centro della percezione del mondo. E modi per declinare la diversa relazione tra il soggetto e l'oggetto. Ovvero, questo tipo di dottrina è una forma di
basta che dai un'occhiata allo schema, umanismo, fenomenismo, relativismo. Umanismo, in quanto l'uomo è giudice, giudice supremo, fenomenismo, in quanto la realtà è come appare, phenomenon, relativismo, in quanto è tutto relativo al singolo soggetto, ai cinesi piuttosto che agli italiani, all'essere umano piuttosto che al gatto. Quindi il termine relativismo forse è quello più generale, però poi si può specificare meglio come fenomenismo, se dall'ambito valoriale si passa all'ambito più strettamente scientifico, osservativo, e a umanismo se per soggetto conoscente non intendiamo il singolo individuo, ma la specie umana in senso lato. Va bene? E allora, abbiamo un'altra opera che in realtà non è attribuita a Protagora, è uno scritto anonimo, ma insomma è giunta fino a noi e in qualche maniera è compatibile con la visione di Protagora, o può essere utile per approfondire, per declinare ulteriormente la visione di Protagora, che si intitola Vissoi Logoi, ragionamenti duplici, tipicamente sofistica. Cioè io ti posso dimostrare, con argomenti più o meno convincenti, tanto la verità di A quanto la verità di non A. Quindi io posso dimostrarti che Orsola è studentessa assolutamente attenta, precisa e così via, e nello stesso tempo, utilizzando argomenti altrettanto convincenti, sono bravo nell'arte della retorica, posso dimostrarti invece il contrario. A volte avviene realmente così, eh? Per me ovviamente sei stupenda. Vissoi Logoi. Dunque, qualunque cosa, Orsola, può essere considerata buona o cattiva, bella o brutta, giusta o ingiusta, se è tutto relativo. Per esempio, gli uni dicono che altro il bene, altro il male, altri invece che sono la stessa cosa, la quale per alcuni sarebbe bene, per altri male, e per lo stesso individuo sarebbe ora bene, ora male. Più relativismo di così. Quindi qualcuno dice, qualcuno sostiene, che un conto è il bene in sé per sé, un conto è il male in sé per sé. Altri invece dicono che il bene e il male alla fin fine sono la stessa cosa. Altri che invece per alcuni quella cosa lì è bene, per altri invece è male. Altri ancora, in maniera ancora più relativistica, dicono che la stessa cosa può essere ora bene, ora male, per lo stesso individuo, per lo stesso soggetto, a seconda del momento. Partiamo da quest'ultimo caso. Ho la febbre alta, scotto, la temperatura è molto alta. La temperatura molto alta, come sapete bene, è associata ai brividi di freddo. Entro in una stanza con una temperatura standard di 20 gradi, cioè il termometro che me la misura, il termometro esterno, ben inteso, ma la mia temperatura corporea è molto elevata. Va bene? La mia temperatura corporea è molto elevata, se non ho brividi di freddo, sento caldo, quindi mi devo svestire. Una persona che ha la temperatura a 36, sta bene, non ha la febbre, non sente tanto caldo quanto lo sento io che ho una temperatura corporea interna di 38,5, perché ho la febbre molto alta. È relativo. Fa caldo? Fa freddo? Dipende dal singolo soggetto. Ben inteso, lo stesso soggetto, una settimana dopo, ritorna nello stesso ambiente, sempre riscaldato a 20 gradi, a quel punto è guarito, meno male, ha preso l'antibiotico ed è guarito, e a quel punto non sente caldo, sta bene. Temperatura ambiente di 36 gradi gli va benissimo. Ok? Allora, in questo caso, quella temperatura di 20 gradi, in un momento era male, male nel senso che mi causa disagio, se ho una febbre alta, e in un altro momento è confortevole, quindi è bene. È così? Sì, indubbiamente è così. Oppure, bene per me e male per il mio interlocutore. Torniamo nella stessa stanza di prima. Io sto bene, per me va benissimo così.
mamma mia, ma io ho la febbre, sento un caldo terribile, apri la finestra. No, non aprire la finestra. Allora, per me va bene quella temperatura, per il mio interlocutore invece no, eccetera, eccetera. Possiamo fare 10.000 altri esempi. Capite in quante diverse maniere si può declinare il concetto di bene e di male e quindi il concetto di relativismo che abbiamo visto prima? Dissoilogoi, i ragionamenti doppi, significa proprio questo, mostrare, se io ho interesse a farlo, se è utile farlo, mostrare attraverso delle argomentazioni la bontà di una tesi piuttosto che la bontà di un'altra tesi. Ora, sulla questione della temperatura, anche ci sta da fare grandi discorsi, ma se ragioniamo in termini di bene e di male, ben lì i discorsi ci sono e come. Un'opera arcifamosa, anche perché ci è giunta nella sua interezza, attribuita a Gorgia, un altro dei grandissimi personaggi della sofistica, di cui ci sono pervenute appunto due opere, una di queste due è l'Encomio di Elena. Chi è Elena? Elena, Elena di Troia, naturalmente. Per i greci, Elena di Troia non è un personaggio positivo come la nostra Elena, che amiamo tutti quanti e che io amo in sommo grado. È un personaggio arci negativo, un po' come Eva per i cristiani, no? Che qualche volta viene associata a degli epiteti poco carini, come sapete, no? Perché? Perché avrebbe dato la mela da mangiare ad Adamo, sarebbe stata lei a cedere per prima alle tentazioni del serpente, eh? Perché poi rappresenta il sesso femminile, eh? Ma insomma, sono visioni patriarcali, voi non ne dovreste nemmeno sentire, ma le dico così, sono cose di una volta, è una leggenda, no? La donna è più debole, più sensuale, e quindi non resiste alle pressioni del demonio. Va bene? Questo lo sappiamo tutti quanti. Elena di Troia, beh, quella che ha fatto colpevole, incolpevole, beh, quella che ha fatto scoppiare la guerra di Troia. Terribile. Decine di migliaia di morti, 10 anni d'assedio, Troia rasa al suolo, incendiata, il popolo deportato. Tutto per un amore contrastato. Anzi, Elena è adultera, ha tradito il marito, Menelao, che insomma era un personaggio magari non così paziente, non così affettuoso, ma insomma l'ha tradito, era il legittimo marito, ed è fuggita con Paride, Alessandro. Uno figo, eh? Va bene? E allora, guardate, adesso questa è questione controversa. Allora, per i greci, Elena è, come dire, il prototipo stesso dell'infingardia, della debolezza del sesso femminile, del fatto che le donne sono malvagie. Va bene? E quindi è un esempio assolutamente negativo, come Eva per i cristiani. Gorgia scrive l'encomio di Elena. Come dire, se io riesco a produrre degli argomenti che non solo giustifichino Elena, ma che addirittura la facciano apparire innocente e virtuosa, beh, se io riesco a fare questo e voi uditorio mi date ragione, se permettete, sono in grado di dimostrare qualsivoglia tesi. È un pochino il biglietto da visita dell'avvocato della difesa. Cioè, se viene un avvocato della difesa e ti dimostra, è un gioco, probabilmente è un divertissement, è un gioco. Ha scritto questo testo per dimostrare, Gorgia, per dimostrare che è in grado di argomentare qualsiasi tesi. Se riesco a far scagionare Elena ai vostri occhi, sono in grado di far scagionare chiunque. Argomenti a favore di Elena. Possiamo andarli a vedere. E guardate quanto è interessante. Se è per il primo motivo, che Elena ha abbandonato il marito, si è fatta rapire, è fuggita con Paride. È giusto che si incolpi chi ha colpa, poiché la provvidenza divina non si può con previdenza umana impedire. Naturale, infatti, non che il più forte sia ostacolato dal più debole, ma il più debole sia dal più forte comandato e condotto, e il più forte guidi, il più debole segua. E la divinità supera l'uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Che se dunque al caso
e alla divinità va attribuita la colpa, Elena va dall'infamia liberata. Ovvero, se è stato il caso, il destino, entità più o meno divinizzata, o la volontà di questo o di quel Dio, a decidere che Elena fosse rapita e da lì si innescasse il conflitto a Troia, Elena che colpa ha? Lei, piccola, mortale, in balia di una forza oltremodo potente e a lei superiore, come il caso, il destino, la Tyche o la volontà di un Dio. Che posso io di fronte a un Dio? Allora, cari ateniesi, chiunque avesse preso in mano questo testo o avesse ascoltato la declamazione di questo testo, i testi, ricordatevi, erano scritti per essere letti in pubblico. Ebbene, Elena va scagionata da ogni colpa. Lei era soverchiata in quel momento dalla volontà divina. E attenzione, se vi mettete in testa, se provate a controargomentare, io vi annienzo, nel senso, se qualcuno controargomenta dice no, la volontà divina in qualche maniera la si può anche non seguire, si può resistere alla volontà divina, io a quel punto avrei accusato il mio interlocutore di ateismo, di impietà. Come osi opporti alla volontà divina? Così come potrebbe fare anche un cristiano. L'ha voluto Dio. Sia fatta la tua volontà, non la mia. Va bene? Capite come funziona? Oppure, e se per forza fu rapita, dunque non è stata la volontà di Dio, non è stata la Tyche, ma è stata rapita per forza e contro legge violentata e contro giustizia oltraggiata, è chiaro che del rapitore è la colpa, in quanto oltraggiò, e che la rapita, in quanto oltraggiata, subì una sventura. Pensiero questo oltremodo moderno. Qui siamo nel V secolo avanti Cristo. Oggi noi faremmo assolutamente nostra questa tesi. Diremmo che Paride, per non parlare di Menelao, sono due maledetti patriarchi imbevuti di questo pensiero maschilista, e dunque Elena va scagionata in sommo grado, ma è lei la vittima, è lei che ha subito violenza, è lei che è stata rapita. Come possiamo pensare che sia lei la colpevole? Pensiero, ripeto, all'epoca assolutamente contro tendenza. Per oggi sarebbe un pensiero coerente a quella che è la visione odierna. Mi spiego? Capite in che senso tutto è relativo? Ma lì siamo in Grecia, ad Atene, nel V avanti Cristo. Adesso siamo in Italia nel 2023. Tutto è relativo, significa anche questo. Lui usa questo argomento in senso paradossale, però funziona. Forse alle orecchie dei cittadini ateniesi che ascoltavano questo discorso, no? Suonava in qualche maniera più o meno bene. Ma questo che vuol dire? Che Gorgia è un femminista ante litteram? No, non sappiamo quale fosse l'opinione personale di Gorgia. Non importa, non è questo il punto. Il punto è che io, con il logos, con la parola, sono in grado di dimostrare tutto è il contrario di tutto. E che a determinare cosa è vero e cosa è falso alle orecchie e alle coscienze dei miei interlocutori è la potenza del logos. Quindi il linguaggio non solo descrive la realtà, ma la determina. Determina i sentimenti, muove i sentimenti, determina la visione del mondo, i valori, eccetera, eccetera. La parola non solo descrive, ma crea la visione del mondo. La parola seduce. La parola, non solo la parola, tutti i simboli. La nostra visione del mondo è continuamente riplasmata e sollecitata dalla miriade di informazioni e di immagini che ci arrivano attraverso gli smartphone, le televisioni e così via. Pensate quanto la nostra coscienza è imbevuta, per non dire intossicata, di immagini che a volte sono assolutamente deleterie. Tra l'altro, quell'esercizio che vi ho fatto fare l'altro giorno, che sarebbe igienico fare almeno una volta al giorno per 5 minuti, serve anche per depurare la mente
da quel surplus di informazioni, a volte deleterie, che inquinano letteralmente la... Ci preoccupiamo del corpo e non ci preoccupiamo della mente, ma avete anche capito, facendo quell'esercizio, che la mente e il corpo sono due facce della stessa medaglia. Se la mia mente è inquinata, il mio corpo è inquinato. Se il mio corpo è inquinato, la mia mente è inquinata. Se mangio troppo e ho una cattiva digestione, la mente funziona male. Questo, per esempio, è uno dei motivi per cui in tutte le religioni, in tutte le tradizioni religiose, è previsto un periodo più o meno lungo di digiuno, come il Ramadan nella visione islamica, no? Piuttosto che la Quaresima e quella cristiana, eccetera, eccetera. Chiusa la parentesi. Merita dunque colui che intraprese da barbaro una barbara impresa d'essere colpito, e verbalmente, legalmente, praticamente, verbalmente gli spetta l'accusa, legalmente l'infamia, praticamente la pena. Ma colei che fu violata e della patria privata e dei suoi cari orbata, orbata privata, allontanata da Sparta, che era la sua patria, come non dovrebbe essere piuttosto compianta che diffamata? Cioè, diffamata è la vittima, ma lei è da compiangere. L'hanno rapita, l'hanno stuprata, l'hanno allontanata da casa sua. Barbaro a chi ha fatto questo, non chi l'ha subito. È lui che dovrebbe essere legalmente perseguito e dovrebbe subire l'infamia di aver commesso un grave delitto. Vedete come argomenta? Che quello compì il male, questa lo patì. Giusto è dunque che questa si compianga, quello si detesti. Terzo argomento, ne tira fuori uno appresso all'altro. Se poi fu la parola a persuaderla, perché Paride sì, era un bel figo, ma era seducente anche perché parlava bene. Sapete, a volte uno si innamora del modo in cui la persona li presenta. Può essere bello quanto ti pare, ma incapace a parlare, avere dei modi assolutamente barbari, non ti innamori. Elena, no? Siamo d'accordo. Allora, se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l'animo, neppure questo è difficile a scusarsi, a giustificarsi così. La parola, logos, è un gran dominatore che con piccolissimo corpo invisibilissimo divinissime cose sa compiere. Riesce infatti a calmare la paura e a eliminare il dolore, a suscitare la gioia e ad aumentare la pietà. La parola, invisibile, sottilissima, è estremamente potente, ne uccide più la lingua che la spada, per così dire. E la si può utilizzare in tante maniere diverse, è polivalente. La parola è un grande farmaco, farmaco nel termine che si trova lì, è una droga potente. Perché è una droga potente? Perché quando stiamo male, se andiamo da una persona che sa usare le parole giuste, ci consola, e parlarne con una persona, esperienza comune a tutti, viva e Dio, ci fa stare bene, ci aiuta a sfogare, a tirare fuori quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Esprimere un'emozione, mettersela davanti e ascoltare la parola salvifica e confortante di un interlocutore amoroso, amorevole, è assolutamente fondamentale, curativo e terapeutico. Va bene? Il resto, scusate, noi paghiamo torme di psicanalisti, psichiatri, psicologi. Che cosa fanno? Come si chiama quella di Freud? E non solo di Freud. Si chiama logoterapia. Nulla di nuovo sotto il sole. Il logos è parola potente. Come la musica per le fiere. Avete presente il mito di Orfeo che con la sua musica meravigliosa doma le fiere? Gli stessi animali sono sensibili alla musica. Mettete una musica, iniziate a battere le mani, a girare. Se ci sta un cane, un altro animale, fa la stessa cosa. Gli animali sono soggetti alla musica, così come gli uomini. La musica, la danza, no? Grande dominatore, dunque.
calma la paura, elimina il dolore, se si tratta del dolore dell'anima, suscita la gioia, aumenta la pietà. È uno strumento altamente psicagogico, psiche agoghe, muove, smuove l'anima, smuove i sentimenti. Se io voglio suscitare pietà, oggi ti faccio vedere alla televisione, propaganda, l'uso è sempre propagandistico, ti faccio vedere alla televisione, non so, un bambino piangente in zona di guerra, bambini in particolare. Ma questo è strumento che si utilizza da che mondo è mondo. Quando Socrate deve andare sotto processo, gli viene consigliato di portarsi figlio, di fare riferimento ai figli, alla famiglia. Facevano un po' tutti quanti così. Sì, è vero, forse ho commesso qualche reato, ma io tengo famiglia. E se mi uccidete, se mi condannate alla pena di morte, che ne sarà di questi innocenti, piccolino l'uno, un po' più grandicello l'altro, che rimarrebbero senza padre? È uno strumento che si usa per muovere l'animo dei giudici, della giuria popolare, suscitare la pietà e quindi evitare, per esempio, una condanna a morte o una pena più severa. Chiaro? Allora, questo sta dicendo qui Gorgia. Vedete in quante maniere diverse si può leggere? Allora, se è vero che Elena è stata convinta non dal bel visetto di Paride, ma anche dalle sue parole particolarmente seducenti, la parola seduce, ti innamori delle parole, del modo di dire, del significato, del calore che promana dalle parole. Ecco, se è stata sedotta dall'abile parlatore Paride, ma che è colpa sua? Gliene possiamo fare una colpa? Assolutamente no. Andiamo avanti, vado un po' più giù, il quarto argomento. Ora, la quarta causa. Che se fu l'amore a compiere il tutto, Eros, non sarà difficile a lei sfuggire all'accusa dell'errore attribuitole. Infatti, la natura delle cose che vediamo non è quale la vogliamo noi, ma quale è coessenziale a ciascuna. E per mezzo della vista, l'anima, anche nei suoi atteggiamenti, ne viene modellata. Cioè, se ci siamo innamorati, se io mi innamoro, se io subisco Eros a causa della vista, delle belle forme di Paride, mi innamoro del suo bel viso. Prima era la parola, adesso è la sua complessione fisica. Ma che faccio? Mi devo cavare gli occhi? Ma io funziono così. Dunque, se è stato Eros ad avvincermi, a suscitarmi questa passione indomita, io, Elena, cosa potevo fare contro la forza di Eros? Che tra parentesi è un dio. Quindi il quarto argomento si collega a quello che abbiamo enunciato all'inizio, no? Il caso, la necessità, gli dèi. Detto questo, in conclusione, Elena, come dunque si può ritenere giusto il disonore gettato su Elena, la quale, sia che abbia agito come ha agito perché innamorata, sia perché lusingata da parole, sia perché rapita con la violenza, sia perché costretta da costrizione divina, in ogni caso è esente da colpa. Hai capito, Elena? Sei innocente, però devi assumere Gorgia. Costa un sacco di soldi. Vi ricordate che i sofisti si fanno pagare? Va bene? Se vuoi, vieni da me, consulenza filosofica, e risolviamo la faccenda così, insomma, come l'altra volta. È gratis, tra parentesi. È chiaro quanto è potente il Logos? In quante diverse maniere si possono dire le cose? L'arte di dire questo, di usare questi argomenti, Gaia, è la retorica, cioè quella che si usa nei tribunali, nell'agorà, nell'ecclesia, per prendere decisioni politiche, eccetera, eccetera. Ho distrutto con la parola l'infamia di una donna, ma non una qualsiasi, Elena, la peggiore delle donne, secondo la visione classica dei greci. Ho tenuto fede al principio propostomi all'inizio del discorso. Cioè, all'inizio del discorso lui aveva dichiarato
Utilizzerò tutti gli argomenti a mia disposizione per difendere Elena e vi dimostrerò che Elena è assolutamente difendibile. Vi farò ricredere di una cosa che fino a ieri pensavate assolutamente incredibile. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un'onta e l'infondatezza di un'opinione. Ho voluto scrivere questo discorso, che fosse a Elena di encomio, a me di gioco dialettico. Quindi ho voluto scrivere questo discorso come encomio di Elena, encomio, lode di Elena, lode di fronte al tribunale dell'opinione pubblica del tempo, per capirci, e a me di gioco dialettico. Lo dice alla fine. È un gioco. È il mio gioco. Vi ho dimostrato quanto sono potente, quanto è potente il Logos. Questo era in ultima istanza il mio fine. Avrei potuto anche dimostrarvi un'altra cosa. Ho scelto quella che sulla carta era l'operazione in assoluto più difficile. Dimostrarvi che Elena è una brava donna. Se ci sono riuscito è perché mi proponevo, in ultima istanza, di portare a termine questo gioco dialettico. Come la pensa realmente Gorgia? Non lo sapremo mai. E chi se ne frega, detto tra di noi, non è questo il punto, perché è lo stesso Gorgia che lo dichiara alla fine. Attenzione, non prendete la lettera le mie parole. Quello che dovete aver ben chiaro è la potenza del Logos. È chiaro? Ecco, quindi, Elena, se ti capita poi Gorgia, magari ti innamori di Gorgia per la sua facondia e rimani assolutamente delusa, cioè ti metti nelle mani di un personaggio molto peggiore di Paride, oppure simile a Paride, se è vero che Elena aveva ceduto alle avanze di Paride, perché Paride era un abile parlatore, oltre che un bel tomo, per così dire. Tanto per vedere in quante diverse maniere si può declinare il relativismo. Presso i Macedoni si ritiene bello che le fanciulle, prima di sposarsi, amino e si congiungano con un uomo, prima del matrimonio. E dopo le nozze, brutto. Cioè, facciano sesso prima del matrimonio e non dopo le nozze. Un mondo al contrario per i Macedoni. Qui è una forma di relativismo che dipende dall'ethnos, chiaramente, dai costumi culturali. Presso i greci è brutta l'una e l'altra cosa. Erano molto moralisti i greci, gli ateniesi in particolare, insomma. Altro che femminicidi, insomma. La donna era chiusa nel gineceo, non doveva mai mostrarsi in pubblico. E rispetto agli ateniesi della Grecia classica, i fondamentalisti islamici sono persone assolutamente liberali e tolleranti. Ecco, immaginatevi uno scenario del genere. O comunque siamo lì. Presso i traci, il tatuaggio per le fanciulle è un ornamento. Presso gli altri popoli, invece, il tatuaggio è una pena che si impone ai colpevoli. È tutto relativo. Oggi va di moda il tatuaggio. Una volta il tatuaggio lo si faceva, la prima cosa che mi viene in mente è una cosa terribile, oscena nella sua immoralità, non nella sua disumanità. Cioè il tatuaggio, il numero viene tatuato ai prigionieri dei campi di concentramento nazisti. Quindi il tatuaggio come marchio del prigioniero, marchio di infamia per così dire, e come trasformazione di un essere umano in un numero, in un oggetto, come oggettualizzazione di un essere umano. E però per altre culture, per altri momenti, il tatuaggio è un segno di bellezza. Pensate ai tatuaggi che usano i popoli più o meno etnologici, antropologici, no? Per cui il tatuaggio ha un significato particolare, no? Il decorare il proprio corpo. I massageti squartano i genitori e se li mangiano, ma questi sono particolarmente brutali, perché pensano che l'essere sepolti nei propri figli sia la più bella sepoltura. Invece, se qualcuno lo facesse in Grecia, cacciato in bando, morirebbe con l'infamia, come autore di cose turpi e terribili. Se lo facesse in Grecia sarebbe esiliato, e mandato via, allontanato dalla comunità e infamato con una fama terribile, ecco. I persiani reputano bello che anche gli uomini si adornino come le donne e si congiungano con la figlia. Non hanno problemi con
l'incesto, con la madre, con la sorella. Per i greci sono cose turpi e contro la legge. Allora, questa visione qui, questa visione relativistica, è una visione, in un certo senso, illuministica. Cioè, la ragione la si può utilizzare. Vedete che tipo di esercizio stanno facendo? Questi sono personaggi controcorrente, cioè usano la ragione in termini critici. Che vuol dire in termini critici? In termini destrutturanti rispetto a quelli che sono i dogmi, i principi chiave del pensiero all'epoca dominante. Relativizzare in questo senso qui è operazione che potremmo definire buona e giusta. Rende la mente più flessibile, le persone più tolleranti, più aperte, eccetera, eccetera. Cioè mostrare che non tutto il mondo è lo stesso paese, ma che ci sono abitudini diverse. Certo, qui cita esempi piuttosto estremi, insomma, però va bene così, rimangono impressi, va bene? E quindi, capite, tutto è mutevole, tutto cambia, e oggi ci sono persone disposte a protestare in maniera estremamente focosa in nome di idee o di presunte libertà di costumi, di atteggiamenti che un secolo fa sarebbero state semplicemente inimmaginabili. E viceversa, cose che un secolo fa erano considerate assolutamente buone e giuste, onorevoli, oggi sarebbero considerati atteggiamenti quantomeno discutibili o addirittura violenti, tirannici, patriarcali, tanto per utilizzare un termine che però non è un termine negativo, è un termine positivo, poi lo si può utilizzare. Ecco, il termine patriarcato, come è stato utilizzato recentemente da persone che evidentemente poi non sanno bene qual è il significato del termine patriarcato, ha assunto una valenza palesemente negativa. Vedete? Cioè, avete capito come in base all'uso, all'epoca, alle circostanze, alla potenza di chi va diramando il messaggio, le parole automaticamente, piano piano, si caricano di giudizi impliciti e quando tu le usi senza rendertene conto, stai esprimendo quel giudizio. Avete capito? Se io ti dico che sei un cafone, originariamente ti stavo dicendo semplicemente che provenivi dalla campagna, perché cafo è la zolla di terra. Oggi non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo che sei una persona non urbana, che ha dei modi non urbani, maleducata. E quindi sto dando un giudizio assolutamente negativo, ma all'origine è un giudizio in un certo senso che potrebbe essere considerato neutro. Quello viene dalla campagna, quello ha dei modi urbani perché vive in città. Ma perché i modi urbani devono essere per forza migliori dei modi del campagnolo? Magari uno può apprezzare di più i modi del campagnolo che sono più schietti, più semplici, più franchi, più accoglienti, più genuini. Cioè, capite? Quindi da questo punto di vista i sofisti sono assolutamente geniali, modernissimi, e hanno questo in comune con Socrate, cioè che usano il logos per interagire con la società civile del tempo, per smuovere le coscienze, per far pensare la gente. Ma ovviamente poi il logos lo si può utilizzare bene o male. Io lo posso utilizzare per scagionare, far scagionare un pericoloso criminale, oppure lo posso utilizzare io come buon maestro per mitigare la violenza, dei sentimenti, la rabbia, far ragionare la gente, trovare un punto di compromesso, fare un'azione di diplomazia. Ma scusate, ma se qualcuno di voi volesse intraprendere la carriera diplomatica, la diplomazia, sapete, è la chiave fondamentale della politica estera, alla quale pare che la UE e tutti i paesi europei negli ultimi 2-3 anni abbiano completamente rinunciato. Chi ha provato a farlo è stato maledetto, compreso il Papa. Ecco. Comunque, una volta esisteva la diplomazia. Su che cosa si basa la diplomazia? Si basa sul riconoscimento dell'altro, sulla tolleranza, sul fatto che io porto una visione e faccio comunque gli interessi della mia comunità,
ma il mio interlocutore ha un'altra visione, devo trovare un compromesso e lo devo fare nell'interesse della mia comunità e anche del mio interlocutore, evidentemente. Nel senso che l'interesse supremo di ambedue le parti che si trova in una situazione di guerra, di contesa, è raggiungere la pace. Questa è la diplomazia. Ma uno che non è in grado di, che non è in grado di maneggiare il pensiero critico, di pensare in termini relativistici, aperti, secondo voi può fare il diplomatico? Un fondamentalista, uno che ragiona, che spacca le parole a colpi di martello, evidentemente è un pessimo diplomatico, al limite può andare bene come militare. E la cosa paradossale, Lorenzo, alla quale abbiamo assistito di recente, è che alcuni militari, vedi per esempio il generale Fabio Mini, ex comandante del fronte sud della NATO, si dimostrano decisamente più aperti, più tolleranti, più possibilisti, più critici di giornalisti o politici nel trattare, per esempio, le guerre in corso e così via, che è abbastanza di realtà rovesciata, nel senso noi ci aspetteremmo il contrario, ci aspetteremmo giustamente un militare più rigido nei suoi convincimenti, pronto a menare le mani, del resto il militare deve sposare in maniera, tutto sommato, la critica, una causa. Non è che può mettersi lì a farsi troppi problemi sul discorso politico di chi lo manda a combattere o a morire ammazzato. Mentre un politico, a maggior ragione un ministro degli esteri o comunque un diplomatico, dovrebbe possedere un logos nel senso più aperto e tollerante del termine. Ecco. Quando scoppia la guerra, anche perché la guerra poi ci sono evidentemente delle parti che la vogliono a tutti i costi, e sono quelli che hanno da guadagnarci dalla guerra, sono i soliti mercanti di armi, i soliti fanatici o transisti, soliti nel senso non sono sempre la stessa persona, sto parlando in termini generalissimi per carità, e poi si può tranquillamente o si dovrebbe dissentire, però quando parte la propaganda di guerra chiaramente il pensiero critico va a farsi benedire. La prima cosa che muore in guerra è la verità. La verità anche declinata alla maniera dei sofisti, nel senso relativizzata, che poi, tanto per tornare all'argomento che stiamo trattando, nella pagina successiva, voi vedete, abbiamo detto, no? Ma è tutto relativo, ma è veramente tutto relativo? Cioè possiamo provare a trovare un punto di riferimento positivo, per così dire, e per trasformare il relativismo, in senso protagoreo, in senso gorgiano, in una operazione tutto sommato aperta, democratica. Prego. No, perché uno potrebbe dire che il relativismo è per esempio, è la tolleranza che discende dal relativismo, dovrebbero essere, come dire, il sale della democrazia. Cioè, la democrazia come regime, che poi sia applicata o meno, eccetera, eccetera, si dovrebbe basare sul dialogo, sul pensiero debole, sul fatto che non esiste un punto di vista assolutamente indiscutibile, che tutto può essere messo in discussione salvo le regole del gioco. Le regole del gioco quali sono? Sono che ciascuno di noi, nei limiti del rispetto della legge, può esprimere il suo punto di vista, può far valere le sue argomentazioni in un'assemblea pubblica, eccetera, eccetera. Che poi era il regime, quello ateniese della seconda metà del V secolo, quello di Pericle, ed è il regime in cui fioriscono appunto i sofisti. E allora c'è un punto di riferimento positivo, perché prima vi ho parlato vi ho fatto l'esempio del discorso riportato da Tucidide degli ateniesi e dei meli, ed è un esempio terribile. Cioè, se io metto il relativismo al servizio della volontà di potenza, ho dei risultati devastanti. Se io invece metto il relativismo al servizio dell'umano in senso lato e della comunità, qui non parlo di bene e di male in termini assoluti con la B maiuscola o con la M maiuscola, ma parlo generalmente di utile. E quindi uso il logos per raggiungere i risultati che ci sembrano più utili alla comunità. È l'esempio che vi facevo prima. Se io sono un diplomatico, in ultima istanza,
farò valere le tesi della mia parte, cercherò di riguadagnare più territorio possibile rispetto a quello che il nemico mi ha sottratto, ma alla fine l'utile supremo, il principio di cui devo tener conto è il raggiungimento della pace in un modo o nell'altro, perché la pace è il bene supremo, non solo per noi ma anche per il mio interlocutore. Poi, all'interno di questo contesto che dovrebbe farmi arrivare alla pace, potrò cercare di trattare in termini di realpolitik, ottenendo vantaggi maggiori o minori, eccetera, eccetera. È chiaro, però devo avere a cuore, ecco. Lo stesso vale in ambito politico. L'utile come criterio di scelta, ma qui l'utile è teso in senso politico. Principio di utilità privata e pubblica. L'utile è inteso come bene del singolo e della comunità, perché in ultima istanza il bene della comunità e il bene del singolo tendono a coincidere o dovrebbero coincidere. Una comunità particolarmente affiatata, sociologicamente compatta, di persone che affiatate, che si ascoltano, che si soccorrono a vicenda, produce individui singoli più tolleranti, più felici, più aperti, più disponibili e così via. Chiaro? Una comunità, possiamo anche partire dalla scuola, no? Dall'esperienza che facciamo a scuola. Una comunità, comunità classe, in cui ci sono molte divisioni, molte repicche, molte spaccature, molti dissapori, dissapori poi peraltro inespressi, discorsi frammentati. Io che parlo alle spalle di, non oso affrontare, non mi va di perdere tempo a spiegare le mie ragioni, ma spesso e volentieri non c'è proprio il tempo e l'occasione di spiegarle queste ragioni. Allora, i sottintesi, i non detti e così via, i dissapori, le emozioni che mi lascio, tra virgolette, marcire dentro, producono un'aria, un'atmosfera comunitaria più o meno inquinata, avvelenata, che a sua volta rende tutti quanti più infelici, più depressi, non a proprio agio, eccetera, eccetera. Capite? Cioè c'è un rapporto dialettico, né potrebbe essere altrimenti, tra il singolo e la comunità. Ecco perché l'utile del singolo e l'utile della comunità tendono in qualche maniera a convergere. La democrazia è un regime, democrazia che stiamo idealizzando, non è questa democrazia qui, magari fosse così. La democrazia è un regime debole. Che vuol dire debole? Vuol dire che l'opposto, lo Stato totalitario o assoluto, si basa non solo politicamente dal punto di vista del come è organizzato lo Stato, ma anche dal punto di vista ideologico, su un'idea forte, centrale, che è considerata la verità con la V maiuscola. Va bene? Che può essere, nel caso del Medioevo che abbiamo studiato, sempre i dogmi della religione cristiana, assolutamente indiscutibili, se li metti in discussione vieni scomunicato, eccetera, eccetera. Quindi un pensiero forte è un pensiero che si basa su delle verità a tutto tondo, riconosciute e imposte, anche con la forza. Altrimenti sei un eretico, un cataro, vieni scomunicato come Federico II. Va bene? La democrazia, come principio, invece è un sistema debole. In che senso debole? Nel senso che non c'è un'idea che prevale su tutte le altre, non c'è una verità con la V maiuscola, ma ci sono tante visioni, c'è un pluralismo di visioni, tutte quante accettate, accettabili e in qualche maniera discutibili, se ne può parlare, anzi se ne deve parlare, salvo che cosa? Salvo le regole del gioco. È chiaro? Cioè la democrazia non può tollerare che la libertà di dialogo, il pluralismo, quindi anche l'alternanza al potere, ora di questa visione, ora di quell'altra visione, venga meno. Se una di queste visioni dovesse prevalere, la democrazia si volgerebbe nel suo opposto, cioè nel totalitarismo, nella dittatura. È chiaro? Quindi le regole del gioco devono essere sacrosante. A me non interessa, frase che viene attribuita a Voltaire, ma non è di Voltaire, ma insomma, l'avrete sentita. Io non la penso come te, ma sono disposto a farmi ammazzare affinché tu possa dire, esprimere liberamente il tuo pensiero. Anche se la mia visione è diversa. Ecco, questo è un principio forte in un sistema debole.
Quindi non il contenuto di questa o di quella idea, di questa o di quella visione partitica, di questa o di quella visione politica, dico per dire, o antropologica o morale, ma il fatto che se ne possa e se ne debba parlare. Tu hai una visione più, come dire, sui rapporti affettivi, più all'antica, tra virgolette, poi che vuol dire antico, moderno, ecco, più basata su un certo tipo di rapporto stabile, romantico. Io ho una visione diversa. Allora, io e te siamo liberi di parlarne, nel rispetto reciproco, ben inteso, la polemica non può e non deve superare un certo livello. Va bene? Siamo liberi di parlare e di argomentare. Questo è il principio fondamentale, che ha molto a che vedere con l'illuminismo e il relativismo dei sofisti. Prego. Io non voglio dire cose sofisti, però in realtà anche questo è un concetto relativo, cioè perché questo è un concetto relativo alla democrazia di Atene, ma che per esempio un contesto di anche come Sparta non è. Assolutamente sì, brava, certo, è vero anche questo. Infatti il relativismo, ve l'ho detto prima, la visione relativistica è comunque, come tutte le cose del mondo e dell'umano, è ambivalente, nel senso che dipende come io mi servo di questa visione, perché posso servirmi della visione relativistica mettendola al servizio della volontà di potenza, della mia personale volontà di potenza. Cioè la democrazia, o una visione, si fa sempre per dire democrazia, può produrre la libertà, può produrre personaggi assolutamente malvagi o inadeguati o incompetenti e portare al potere nei posti chiave dei personaggi corrotti. Lo stesso la tirannia, però una situazione come quella di Sparta, in cui a dominare è un'aristocrazia più o meno ristretta, basata su valori piuttosto rigidi, in teoria dovrebbe essere in grado, l'ha fatto per secoli e secoli, poi Sparta è finita evidentemente, di selezionare una classe dirigente votata fondamentalmente alla guerra, che condivide dei valori assolutamente forti, ecco. Quindi sì, allora vedi, possiamo fare uno zoom out, andare a vedere a quel punto, interpretando, applicando il pensiero di Protagora, potremmo utilizzare il concetto del relativismo interetnico, cioè mettere a confronto Sparta con Atene o che ne so, la UE di oggi, che è una finta democrazia per molti versi, formalmente una democrazia, poi ci sono molti limiti a questa democrazia, e un altro regime, quello cinese per esempio, che conosciamo poco o nulla, lo conosciamo per sentito dire, quello iraniano, quello russo, eccetera eccetera, capite? Però ecco il punto fondamentale, questo è il valore aggiunto della filosofia o della sofistica, se consideriamo i sofisti dei filosofi, attenzione, no, nel senso che filosofia era il punto di vista di Platone. E quindi i sofisti non vengono denunziati dai filosofi, anzi vengono in qualche maniera combattuti, perché Platone invece ritiene, attraverso Socrate, che il relativismo dei sofisti deve essere orientato al bene. Cioè, se io relativizzo tutto e escludo il bene, sono possibili tutte le derive in senso negativo, in senso di affermazione della volontà di potenza, di cui abbiamo detto prima. Quindi la ricerca, la vera ricerca, quella del filosofo, è la ricerca del bene, e il bene lo si deve poter definire, e non è la stessa cosa del male. Però anche qui Platone, non tanto Socrate, Platone verrà successivamente additato da Popper, siamo alla metà del XX secolo, come il fondatore di una visione tutto sommato totalitaria, che crede nella... loro non credono nella verità con la V maiuscola, va da sé. Platone crede nella possibilità di giungere a una verità con la V maiuscola. Ma capite qual è il problema? Che nel momento in cui io credo, sono convinto di poter giungere alla verità con la V maiuscola, automaticamente mi pongo in una situazione di regime totalitario. Nel senso, se esiste una verità, torno al discorso del fondamentalismo religioso in questa o in quella salsa. Quindi ci sono pericoli sia in una visione del mondo che nell'altra, quindi sia in quella spartana, visto che tu hai citato giustamente Sparta in maniera molto, molto oculata, no? Sia in quella
debole, poi il regime di Atene non era affatto debole, e la democrazia non era la democrazia come la intendiamo noi, ben inteso, era la democrazia degli opliti, dei maschi e dei liberi contrapposti agli schiavi, dunque è un discorso molto diverso. D'accordo? Vediamo che altri termini devo definire. Allora, altro termine che devo definire, visione tragica della vita. Qui fa riferimento al testo in difesa di Elena che abbiamo letto e commentato. Perché si tratta di una visione tragica della vita, quella presupposta o implicata da Gorgia? Perché tragica? Perché se io non ho punti di riferimento chiari, certi, luminosi, stabiliti una volta per tutti, io evidentemente mi muovo in un deserto di valori, in una landa più o meno desolata, e sono esposto, vedi il caso di Elena. Il caso di Elena da una parte è un caso positivo, se andiamo a vedere, a interpretare l'encomio di Elena di Gorgia in termini, come dire, antropologicamente e legalmente positivi, cioè lui avrebbe vinto la causa. Ma che visione del mondo rimane? Rimane la visione del mondo di una donna che è innocente, ma è in balia di forze che la manipolano, che la sbattono a destra e a manca. Cioè, guardate che mondo terribile quello in cui si trova. Elena è stata scagionata, è riuscita a farla franca, l'hanno liberata, supponiamo, ha avuto Gorgia come difensore d'ufficio. Ma le cose stanno esattamente come dice Gorgia. Quindi ciascuno di noi è privo di libero arbitrio, è in mano al fato o in mano alle potenze divine, dunque non guida niente, non comanda nulla, o in mano a persone più abili nell'usare la parola, dunque soggetti tutti quanti a essere tirati per la giacchetta da destra e da sinistra. Insomma, visione tragica del mondo significa questo: non avere una stella polare, un punto di riferimento fisso che indichi la salvezza, il luogo verso cui dirigersi, e l'essere continuamente sballottato a destra a manca da forze che mi sovrastano ampiamente. È chiaro? Quindi se prendiamo alla lettera la visione di Gorgia, chiaramente ne deriva un mondo ostile, terribile, da qui visione tragica. Vi ricordate cos'è tragica, la tragedia? Cosa significa tragedia? Qual è il tema fondamentale della tragedia greca? L'ineluttabilità del compiersi del destino, è sempre un destino di morte, un destino luttuoso. La tragedia è questo, cioè non si può evitare che, e il destino luttuoso cui vanno incontro i protagonisti della tragedia, Edipo uno su tutti, è un destino talmente forte, una macchia talmente indelebile, che si trasmette di padre in figlio, di padre in figlia. I figli di Edipo fanno tutti quanti una brutta fine perché sono marchiati di infamia da Edipo, ironicamente considerato il più sapiente degli uomini, perché aveva sconfitto la Sfinge, sapeva tutto ma ignorava una cosa fondamentale, cioè chi fossero i suoi veri genitori, e quindi commetterà incesto. Per i greci l'incesto è un peccato gravissimo, perché andrà a letto con la madre e di parricidio ammazzerà il padre. D'accordo? Quindi lo spirito tragico che cosa significa? L'essere in balia di forze assolutamente superiori. Se andiamo nell'ambito della religione arianna, il relativismo religioso si può intendere, relativismo o cosiddetto scetticismo. Scetticismo che cosa significa in ambito conoscitivo? In ambito conoscitivo, scetticismo vuol dire che io, in ultima istanza, non so, non mi pronunzio su una determinata cosa, sulla verità ultima. Scettico, questo vuol dire. Cioè, prendo coscienza del fatto che i miei mezzi razionali, linguistici, sensibili, non sono in grado, in ultima istanza, di decifrare la realtà in maniera univoca, quindi di giungere alla verità con la V maiuscola. Da qui scetticismo e relativismo o fenomenismo, mi fermo lì. Capite cosa vuol dire scettico? Uno dei manifesti dello scetticismo è il peritum eontos di Gorgia, sul non essere di Gorgia. Nulla esiste,
non si dà alcun punto ontologico, anche se qualcosa esistesse non sarebbe conoscibile dall'uomo, anche se fosse conoscibile non potrei dirla, sarebbe comunque incomunicabile. Come dire, il pensiero e il linguaggio dell'uomo sono strumenti assolutamente inadeguati per consentirmi di conoscere la realtà. Qui Gorgia sta ribaltando in maniera radicale il pensiero di un altro grande filosofo, chi è che aveva detto che essere, pensiero e parola e linguaggio coincidono? Se una cosa è, la posso dire, la posso pensare. Filosofo che ha inventato l'ontologia greca, Parmenide. Peritumeontos è intorno al non essere. Quindi sostiene esattamente la tesi opposta. Nulla è. Se fosse, non lo potrei conoscere, non lo potrei pensare. Se fosse conoscibile, non lo potrei dire. Bene? Questa è una forma estrema di scetticismo. Se lo scetticismo riguarda l'ambito religioso, allora in quel caso il termine che si usa, Arianna, è agnosticismo. Agnosticismo, sempre una parola greca, che vuol dire alfa privativa, gnosi, conoscenza, chi gnosco. Quindi proclamarsi agnostico significa proclamarsi scettico in relazione al divino. Lei si proclama francamente cristiana, lei si proclama francamente musulmana, lei è assolutamente convinta della fede buddista, ammesso che esista una fede buddista. Caterina è agnostica, non prende posizione.